cercherò di interpretare al meglio questo ruolo, così come hanno fatto i miei predecessori, dando dignità a tutti i consiglieri comunali, cercando di mettere nelle migliori condizioni ogni singolo consigliere comunale, sia se sia di maggioranza che se sia di minoranza, sia se sia uomo o sia donna, se sia giovane o sia vecchio. Facendo sì che ognuno di questi possa operare nel migliore dei modi. Non vi nascondo la mia emozione, voglio ringraziare il mio predecessore Adolfo Sabatini, il quale secondo me ha svolto il suo ruolo in maniera egregia, riportando anche e dando lustro a questo Consiglio Comunale, riuscendolo secondo me a riportarlo a livelli davvero ottimi, sia da un punto di vista logistico, ma anche come rivalutazione per ogni singolo consigliere comunale. Volevo solo ricordare i miei colleghi di da 10 anni che faccio il consigliere comunale. Da 10 anni ho incontrato diversi colleghi, ho avuto l'onore di stare insieme a tanti colleghi. Volevo ricordarne 2 che non ci sono più, il dottore Natale Famà e l'amico Sarino Centorrino. Con il quale, in modo particolare con quest'ultimo, ho condiviso tante battaglie, ho appreso tantissimo, tanti insegnamenti, mi ha dato molto, ho avuto l'onore di essere capogruppo nello stesso gruppo consiliare e lo ricordo con affetto, insieme anche naturalmente al dottore Famà, ma diciamo col consigliere Centorrino, proprio perché eravamo nello stesso gruppo, nella stessa formazione politica, diciamo è nato anche quel rapporto di amicizia che inevitabilmente purtroppo si è consumato soltanto con la sua dipartita. Quindi mi faceva piacere ricordare questi, così come mi fa piacere dedicare questa mia elezione alla mia famiglia, in particolar modo a mia moglie, alle mie bambine, ai miei genitori, ai miei amici, agli amici d'infanzia e agli amici che ho conosciuto in questo percorso. Voglio ricordare un ragazzo con cui ero particolarmente affezionato e che è stato anche in passato un mio sostenitore, del quale è venuto a mancare da poco, però lo voglio ricordare in questa sede perché credo che sia giusto ricordarlo ogni qualvolta me ne sia data l'opportunità, che è Gaetano D'Ambra, il quale ho avuto modo di conoscerlo a Messina quando studiavo all'università, siamo stati amici, parecchie volte abbiamo dormito assieme, stavamo nella stessa casa e la sua assenza nella nostra comunità è stata un dolore profondo che mi ha segnato anche particolarmente. Detto questo, ripeto, cercherò di dare il meglio, cercherò di far sì che questo Consiglio Comunale possa produrre il meglio per i nostri cittadini e possa dare quelle tante risposte che tutti i cittadini si aspettano e a cui non possiamo più sottrarci, a cui dobbiamo correre. Dobbiamo correre, dobbiamo impegnarci al massimo, dobbiamo dare la nostra disponibilità. Io in questo ruolo la darò ancora di più. Cercherò appunto di mettere nelle condizioni, ripeto, non voglio essere orgoglioso, ma cercherò di mettere nelle migliori condizioni tutti i consiglieri comunali affinché possano produrre tutti nel migliore dei modi e affinché realmente questo consiglio possa portare il nome delle nostre isole, il nome del nostro comune in alto. Vi ringrazio.